Ciao amiche e amici di Todo, io sono Davide, ingegnere vegetale, e oggi prepareremo assieme un antipasto perfetto per Natale. Aderisco infatti al progetto di un Natale più inclusivo e adatto a tutti i tipi di alimentazione. Prepareremo oggi un flan di patate e topinambur, vegano e senza glutine. Per preparare questo piatto ci occorreranno delle patate, del topinambur, aromi vari come prezzemolo, rosmarino, salvia, noce moscata e un po' di pepe, il succo di mezzo limone, dell'olio, del sale, della farina di ceci e dei lieviti alimentari di scaglie. Come prima cosa eliminiamo la buccia dal topinambur. Può sembrare un'operazione minuziosa e fastidiosa, ma in realtà è più semplice di quello che sembra. Affettiamo a fette non troppo sottili e lasciamolo in ammollo in acqua leggermente acidulata con succo di limone o aceto di mele. Mentre il topinambur è in ammollo, ci andiamo ad occupare delle patate che andremo a sbucciare e a tagliare a cubetti mettendo da parte in una ciotola sempre l'acqua fredda. Adesso passiamo alla cottura. Scaldiamo in padella un po' d'olio con uno spicchio d'aglio e un po' di rosmarino. Lasciamo soffriggere lentamente e a questo punto aggiungiamo il topinambur. Un pizzico di sale, un po' di pepe e un po' d'acqua e lasciamo cuocere lentamente su fiamma medio-bassa. Stessa cosa facciamo con le patate. Olio, aglio e rosmarino, aggiungiamo le patate con un po' di sale, un po' di pepe e un goccio d'acqua e lasciamo cuocere in padella. Una volta cotte sia le patate che il topinambur le mettiamo in un mixer e le frulliamo. Una volta frullate e unite nella stessa ciotola possiamo aggiungere gli ingredienti rimanenti, ossia la farina di ceci e il lievito alimentare di scaglie. Che cos'è il lievito alimentare di scaglie? È un lievito disattivato che funge da insaporitore ed è molto usato nella cucina vegana. Stiamo anche attenti alla consistenza, deve essere simile a quella che vedete in questo video. Se è necessario possiamo aggiungere un po' di latte vegetale oppure un po' d'acqua. Adesso non ci resta che trasferire il nostro composto negli stampi che poi cuoceremo in forno. Io utilizzo uno stampo in silicone tipo quelli da babà, ma voi potete utilizzare gli stampi che preferite, anche quelli da muffin. Adesso possiamo infornare a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ma non dimentichiamo di aggiungere dell'acqua nella teglia su cui abbiamo appoggiato i nostri stampi. Una volta sfornati li lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, nel frattempo prepariamo un'insalatina di radicchi su cui appoggeremo i nostri flan che si presenteranno in questo modo, belli, morbidi e saporiti. Finiamo il piatto con un bel giro d'olio extravergine d'oliva. E il piatto è pronto, buon appetito e buon Natale!